Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware dell'alimentatore Toolkit RC P200. Ho già recensito il P200 qualche tempo fa, se vi siete persi quel video ve lo lascio linkato in descrizione. Prima di aggiornare vediamo la versione attuale del caricatore per sapere se ne sono uscite di nuove, quindi lo accendiamo. La versione firmware viene visualizzata nell'angolo in basso a destra della schermata iniziale mentre stiamo accendendo l'alimentatore. Come notiamo, questo P200 ha firmware 1.02. Ora andiamo nel sito ufficiale alla pagina del P200, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo su download e come vedete abbiamo disponibile la versione 1.05, quindi clicco su standard per scaricarla. Adesso devo collegare l'alimentatore al PC, però è molto importante che questo sia spento. Dopo che ho collegato il cavo, il P200 deve rimanere spento. Alcune volte può capitare che collegando la USB il P200 si alimenti e si accenda. Questo non va bene perché se acceso non si può aggiornare. Se capita, scolleghiamo e riproviamo fino a quando, inserendo il connettore USB, l'alimentatore non rimane spento. Quando il Toolkit RC viene riconosciuto, cioè quando non si accende, compare la sua memoria su Esplora Risorse, con all'interno questo file. Su quest'altro lato invece c'è l'archivio zip che ho scaricato prima. Io l'ho già estratto, quindi entro dentro la cartella. Per far partire l'aggiornamento basterà cliccare sul file Automatic Upgrade. Aggiornamento completato, premo un tasto per uscire. A questo punto non mi rimane che accendere l'alimentatore per verificare che sia tutto ok. Molto bene, come vedete abbiamo versione 1.05, l'aggiornamento è andato a buon fine. Perfetto, per oggi è tutto. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware del Toolkit RC P200. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.